Vogliamo realizzare qui due progetti. Il primo è quello dell'ubicazione del Port Exhibition Center, cioè di un centro appunto di divulgazione dell'attività e della cultura marittima e del cluster del porto, attraverso anche l'installazione di un percorso multimediale, potendo far frequentare la struttura anche da scolaresche, da turisti e da chiunque lo voglia fare. In secondo luogo stiamo valutando se eleggere questa sede anche al centro di un Innovation Hub che insieme all'Università e ad altri enti vogliamo creare proprio per lo sviluppo delle attività portuali e logistiche in maniera sostenibile. Ed era veramente un avamposto con quella che era l'isola di fronte, che adesso non è rimasto miracolosamente intatto nonostante l'avanzamento dell'industria e area demaniale. Risale all'epoca medievale. Sì, normanna. Sì. E quindi è un gioiello immerso in una realtà industriale, quindi è un punto in cui si incontrano, secondo me, le due anime di questa città. La storia con la parte industriale e oggi vogliamo firmare, accordarci con l'autorità portuale per una gestione condivisa che veda proprio il valorizzare questa struttura per quello che è l'aspetto, la cultura del polo industriale di Taranto attraverso la cultura portuale. Quindi ci sarà questo polo che insieme al Malta, insieme alle realtà, cittadine sarà un panorama completo di quella che è l'anima della città di Taranto. Il luogo è un luogo molto particolare, suggestivo da vedere, perché appunto da qua si vede il mare, ovviamente, ma si è immersi in un'atmosfera fuori dal mondo, ci si isola proprio tutto per me. E quindi vogliamo provare una scommessa, fare leva su questa particolarità per vedere di aprire anche un occhio su questa realtà.